Muccelli apre per Erasmus, che a sua volta passa il pallone all'indietro senza guardare, infatti non fa un gran passaggio per Iovu, ma c'è Furlan in possesso del pallone, lanciato verso la meta con Muccelli a 5 metri, fermato dall'ultimo baluardo pratese che riesce a fermare Muccelli, lanciato verso la meta a 5 metri dalla linea di meta con Erasmus. Ancora una volta il passaggio un po' sbagliato per Flynn, e c'è Bona! E c'è Bona che si tuffa sulla meta, ma non ci riesce perché tocca prima la bandierina. Il nostro nuovo tallonatore immette questa palla, ma è troppo lunga e perdiamo una touche importantissima quando siamo giunti al 18° minuto. È una touche, Enrico, che poteva dare un senso a questa partita. Grandissimo, ed è Pilla. Perde la palla, Prato ha perso la palla. Monumento a Gianmaria Cincotto, voto 10. E l'ha schiacciato. E ora Taumata finalmente mette il calcio. Enrico, quindi siamo a 2 su 3 per esatto. Lancio vinto da Erasmus, che svetta altissimo nel cielo sandonatese. Si crea quindi così, attenzione, c'è un giocatore di Prato in mezzo al raggruppamento, non rotola via, si ne vede solo in questo momento e si toglie dalla situazione di avanzata nel Sandonà. Attenzione, avanza ancora una volta la Mol sandonatese, avanza ancora una volta in questo momento, però Prato riesce a reagire a questa ennesima avanzata da parte dei nostri portacolori biancocelesti. Ancora il Sandonà, sempre fermi all'interno dell'area dei 22, con un avanzamento leggerissimo, impercettibile ma abbastanza costante. C'è il vantaggio per il Sandonà, quindi possiamo giocare con la sicurezza del vantaggio. Parte Rorato da solo e va a segnare la meta. Grandissimo Marcelin Rorato, che riesce a sgattaiolare via tra i placcatori di Prato e va così al 20. Cosa all'orecchio. E Sandonà in vantaggio con la trasformazione di Dion. Ecco il lancio di Vian, recupera il capitano Di Maggio che va in cielo ancora una volta, messo subito a terra tra le proteste di Erasmus che rimane lì. Avanza ancora il carrettino azzurro, il carrettino bianco-azzurro sandonatese. Avanza con Vian, ultimo uomo di questo carrettino che avanza, però avanza anche verso la linea esterna del campo. È il momento di tirare fuori il pallone, del pallone tra le mani di Matteo Zanusso che avanza. La palla va a terra in questo istante. Si forma una racca a terra con Rorato che invoca l'ordine. Rorato invoca l'ordine cercando di creare un nuovo carrettino per ripartire. Eccolo Rorato che dà la palla a Vian. Vian riparte con grande veemenza, ma viene fermato dai giocatori di Prato quando siamo a solo 2 metri dalla linea di meta. Riparte ancora il numero 22 sandonatese, che trattasi di Pilla, l'autore della prima meta. E ancora il Sandonà che va verso l'area di meta e segna la terza meta. Il Sandonà con probabilmente ancora Pilla. È probabilmente ancora Pilla il giocatore. Sì, il numero 22 è Pilla, Enrico. Non trasformazioni su 4. Il calcio è sicuro, la potenza c'è, la direzione anche. Gli arbitri hanno ancora veramente tanti metri da scalare prima di riuscire ad arrivare nella zona pericolosa del campo. E c'è Vian che recupera il pallone. Mamma mia, sarebbe mancato un centimetro a Vian per ripartire, ma fatto sta che la palla ovale torna nelle mani sicure di Marcelin Rorato, che apre con un calcetto fantastico per Bona. Bona recupera il pallone, lo dà Flynn. Ed è la quarta meta sandonatese con Robby Flynn sotto i pali. Robby Flynn, prima meta stagionale, e sono 4 mete, sono anche 5 punti per il Sandonà in classifica. Una squadra pazza questo Sandonà quest'oggi, che dopo un avvio pazzesco nel primo tempo, nel quale avrebbe meritato sicuramente di segnare almeno una meta, va sotto in maniera totale nel corso del secondo tempo e poi riesce a dilagare. La palla esce in questo istante, l'arbitro fischia alla fine dell'incontro, è così, fischia alla fine dell'incontro, finisce qua a Sandonà al 45° minuto di gioco ed è un 31-15 per il Sandonà, che vince questa sfida molto importante. Ricordiamo, Prato veniva dalla vittoria casalinga della settimana scorsa contro il Petrarca Padova per 22-11, si ferma a 15 punti qui a Sandonà il Prato, dopo aver praticamente avuto in pugno la partita conducendo sul risultato di 15-3. Il Sandonà si è recuperato e ha decuplicato i propri punti portandosi sul 31-15, quindi c'è stata sicuramente una reazione da grande squadra per questo Sandonà che ha messo sotto un avversario sicuramente molto forte. Enrico, oggi siamo anche davanti al Prato in classifica. È la seconda giornata e Sandonà con questo prende 5 punti. Il Prato rimane a 0. Il Prato aveva vinto. Il Prato aveva 4 punti. Aveva 4 punti. Sì, rimane a 0 in questa partita. Dico, quindi rimane con i 4 punti giustamente vinti in casa contro Petrarca. Sandonà veramente insperato. Io sinceramente speravo nel riuscire a strappare un punto ai giocatori maglia bianca. Si sa, sono un po' troppo pessimista. È arrivato un risultato fantastico. 4 mete si erano viste veramente raramente. Qui al Pacifici, mi sembra che l'anno scorso solo una volta contro Rovigo eravamo riusciti a raggiungere il bonus dei 5 punti e adesso invece arriva alla seconda giornata.